sempre ricchi son. Son felice a primavera i cuori. Ciao Glitters e bentornati sul canale. Oggi nuova trasformazione LOL in un Cutie Tooties e questa volta abbiamo scelto questo. È carinissimo, non ricordo il nome preciso, proprio il nome originale, ma noi la chiamiamo Rosellina. È bellissima, la trovo un Cutie Tooties super originale e non vedo l'ora di trasformarla in una LOL. Che dite, iniziamo? Questa volta come LOL fake utilizzerò questa, è una LOL che abbiamo già utilizzato per una trasformazione dell'ex Sophie dei Me Contro Te. Quindi praticamente è una LOL fake dai mille volti e sempre riutilizzata. Non fa mai male riutilizzare le cose, soprattutto quando non le utilizzate più. Per questo video utilizzeremo la Silk Clay, la sto preferendo tantissimo al solito Dust perché è molto più facile da modellare, asciuga prima ed è molto più carina. Quindi ve la straconsiglio, potete trovarla facilmente anche su Amazon. Iniziamo con il realizzare i colori giusti, quindi mescoliamo il giallo. Oh, guardate! Questa pasta è fantastica, la adoro. Sentite? Dicevo, iniziamo con il realizzare il colore dei petali prendendo del giallo e del bianco. Allora, dovremo realizzare prima i petali più piccoli al centro e poi man mano andare ad attaccare quelli grandi. Quindi per il primo petalo realizziamo un salsicciotto così, lo schiacciamo molto bene e poi lo arrotoliamo in questo modo, vedete? Tagliamo. Ah, mi stavo tagliando l'unghia! Oh. E questo lo attacchiamo qui, al centro della testa della nostra LOL. Secondo petalo, e schiacciamo una pallina. Così. Vedete, solo col polpastrello. Lasciando le estremità non troppo sottili. Iniziamo a ricoprire un po' tutta la testa così gli altri pezzi si attaccheranno con molta più facilità. Facciamo lo stesso procedimento con tutti gli altri petali. Molto bene, arrivati a questo punto dobbiamo fare il ciuffo più importante che è questo. Per questo non faremo il petalo ma faremo appunto solo questa forma qui. Ok Glitters, ecco qui, sono proprio contenta del risultato perché sembra una vera rosellina. Adesso andrò a sistemare un po' i bordi eccetera eccetera e poi la dipingeremo. Dipingerla per evitare che si asciughi questa pasta e che vada buttata, realizzo un attimo il verde. Per fare il verde prenderò un po' di blu perché in questo set purtroppo il verde foglia non c'era, quindi spero venga così. Sì, ma ci vuole un po' più di giallo. Meglio, ma un po' troppo chiaro. Vediamo mescolando blu scuro e giallo puro cosa esce fuori. Non è proprio quel verde. Ma vabbè, ok, penso che poi lo ridipingerò. Tutto bene, adesso passiamo al colore. Prendiamo un bel giallo, lo mettiamo sulla nostra spugnetta e iniziamo a dipingere tutto, tutto il volto. Tanto ormai mi sono abituata a dover rifare tutto, quindi... Facciamo un bel primo strato. Direte voi, che stai coprendo? Non lo so. Boh, il colore oggi non vuole funzionare. Molto bene, ho dovuto fare parecchi strati, ma alla fine ci sono riuscita. Adesso dipingiamo il corpo tutto di verde. Perfetto! Col verde che abbiamo preparato prima dobbiamo realizzare questo collarino di foglie.
Vediamo un po' come è fatto. Allora, sono quattro foglioline praticamente. Ok. Per le foglioline facciamo in questo modo, triangolino, schiacciamo. Anzi, questo mi sa che è pure troppo grande, perché per quelle piccoline facciamo così, le facciamo più piccole. Allora, quindi salsicciotto, schiacciamo. Perfetto, e la mettiamo qui. Per quella che dobbiamo mettere davanti, la facciamo un po' più cicciotta, questa foglia qui, e poi qui tagliamo un po'. Così. Vedete, qui ha proprio come fosse un colletto, quindi dobbiamo cercare di ricreare proprio quella forma lì. Vediamo un po' se ci riusciamo. Questo ovviamente va sotto quella che abbiamo messo in precedenza. Ok, sì, secondo me va bene perché non può venire proprio identica, identica, però ci siamo quasi. Ok, allora il colletto l'abbiamo fatto e adesso, visto che il Cutitudis ha questi rovi come arti e noi non possiamo, è una cosa che non possiamo fare perché abbiamo braccia e gambe, però possiamo fare dei rovi che appunto vanno attorno alle braccia e alle gambe della LOL. Quindi facciamo dei salsicciotti. Facciamo giusto una striscetta così. Poi metteremo anche le spine, non vi preoccupate. Ok, guardate qui com'è venuta. Adesso facciamo gli occhi. Come sempre, cercando di riprendere un po' la forma più ovale degli occhi dei Cutitudis. Procediamo con il nero. Mettiamo l'eyeliner. Poi negli occhi mettiamo prima un po' di blu scuro e poi un po' di celeste. Dunque, poi, come possiamo notare, questo Cutitudis ha il luccichino negli occhi azzurri e poi solo questi due bianchi. Io quelli azzurri li ho già fatti e ora andiamo con quelli bianchi. Con questo bianco facciamo anche un po' di ombretto perché ha un leggerissimo ombretto bianco. Così ha troppo la faccia addormentata, quindi mi sa che ci ripasserò col nero. Ok. Ora, il Cutitudis non ha le sopracciglia, ma noi le faremo le sopracciglia, perché senza sopracciglia non mi piace, e gliele farò col verde. Molto meglio. Magari le facciamo anche il rossetto verde. Ed ora ciglia finte, perché non possono mai mancare su un Cutitudis, e guardate che belle! È una rotellina molto elegante, molto elegante. Mettiamo anche l'altra. Lucidiamo Con molta calma. gli occhi con lo smalto trasparente. Adesso con un po' di verde andiamo ad uniformare un po' il colore qui delle foglie. Ed ora mancano le spine. Non so perché il Cutitudis abbia le spine color verde acqua, ma ok, noi le faremo verde acqua. Per le spine prepariamo dei salsicciotti, così, e poi tagliamo. Poi rifacciamo il salsicciotto e poi tagliamo. Sì, è un procedimento un po' noioso, però sa da fare. Una volta fatto un bel po' di spine, iniziamo a posizionarle. Da ci vorrebbe una pinzetta che io non ho. Dunque facciamo che le prendiamo così e no, scappano lo stesso, quindi. Ehi! Oh, beh, abbiamo messo la prima spina. Ci abbiamo messo solo 10 minuti di orologio. Che bello.
Glitters, ed eccola qui, finita la mia Chiudi Tutis Rosellina versione LOL. Sì, alla fine, usando molta immaginazione, facciamo che questi puntini sono delle spine perché era impossibile per me attaccare dei pezzettini così piccoli al corpo. Quindi usiamo l'immaginazione. Ho anche aggiunto il corno di unicorno, come ho fatto negli altri tutorial. Se non li avete ancora visti, recuperateli qui sul canale. Non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate. A me piace tantissimo perché la trovo particolarissima. I personaggi più sono strani e più mi piacciono. Se questo video e la mia LOL Rosellina Chiudi Tutis vi piacciono, mi raccomando, lasciate un bel pollice in su. Cliccate qui per iscrivervi al canale, qui per non perdervi tutti gli altri video dedicati ai vostri giochi preferiti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!